Siamo con l'assessore allo sport di Ascoli, Nico Stallone. Allora, una manifestazione di ritorno dopo il blocco assoluto di nessuna attività, anche perché la seconda manifestazione in Italia è ben organizzata rispettando le regole. Sì, diciamo che come tutti abbiamo vissuto questa fase del Covid, soprattutto noi che viviamo lo sport in maniera forte, in maniera continua, in maniera costante, che fa parte del nostro DNA, della nostra vita, con grande difficoltà, anche perché se ci è stato permesso di ricominciare l'attività a livello, chiamiamo, atletico, però la parte adrenalinica, la parte diciamo della competizione, purtroppo è quella che è un po' il sale quando la competizione è di sani valori dello sport, quindi non averla potuto fare chiaramente ci ha fatto male. Essere finalmente ripartiti, vedere questi ragazzi, queste ragazze che competono fino all'ultimo sprint è anche molto molto emozionante per quella che è una disciplina storica come quella del ciclismo, è per noi un onore, soprattutto nella città di Ascoli, un torneo così ben organizzato come hai detto tu e così importante di carattere internazionale. Ieri abbiamo avuto ospite l'allenatore e il commissario tecnico delle Fiamme Azzurre, oggi c'è il presidente nazionale del ciclismo, entrambi ci hanno garantito la presenza della squadra della nazionale, di tutto il mondo delle Fiamme Azzurre per l'inaugurazione che faremo nel giro, speriamo entro i 2 anni, del nuovo velodromo che come sai abbiamo ormai progettato, perché questo ormai è arrivato anche proprio per natura, ormai alla sua fine. Tornerà a essere un normale campo di calcio, invece destineremo un'area totalmente al ciclismo nella zona, come sai, di Campolungo, dove ci sarà anche grande velodromo, zona BMX, scuola di ciclismo vicino alla pista ciclabile, quindi un qualcosa di importante. E a questo punto passiamo a un piccolo modo. L'esport è stato interessante durante il lockdown, ma a questo punto ad Ascoli partiremo con comunque vada, in Ascoli c'è la possibilità di portare l'esport anche in Ascoli ed è un punto di partenza per i giovani. Sì, noi vogliamo, cioè tutto ciò che è sport, tutto ciò che è giovane, tutto ciò che può aiutare a star meglio, a divertire, a vivere in salute, ad aiutare la testa in quello che tutto ciò che è positività, noi lo appoggiamo. Quindi ben venga e saremo fautori e saremo vicini a coloro che ci aiuteranno a sponsorizzarlo e a farlo diventare un qualcosa di concreto anche nella nostra città.